Io vorrei rispondere al ragazzo che ha chiamato prima, al compagno, e dice che ce ne importa a noi dei poeti russi. Ebbene, caro compagno, a noi di questi poeti russi ce ne importa e come? Ce ne importa moltissimo di questi poeti russi. Ma chi sono questi poeti russi? Bene, sono Bloch, Eisenstein, Maiakovsky, Pasternak. E te l'ho detto tutti in ordine di morte, eh? Beh, perché sono tutti morti. Il primo è morto di leucemia. Il secondo e il terzo sono morti suicidi, ammazzati. E Pasternak, per ultimo, è morto solo come un cane. E beh, la loro morte è importante. La loro morte è molto importante. Il loro sgomento è importante. Perché questi quattro signori che ti ho nominato sono stati i primi a combattere la rivoluzione socialista, la prima rivoluzione socialista del mondo. E l'hanno combattuta con quello che hanno scritto. Tu neanche ti immagini il buco che hanno lasciato in tutti questi anni. Il grido che hanno scritto, perché quello che scrivono grida. E grida di speranza, grida di delusione della rivoluzione, perché loro erano poeti. Ma chi sono i poeti? I poeti sono quelli che riescono a trasmetterti un messaggio purissimo, un messaggio di confusione, di sussulto, un messaggio che quando ti arriva tu ti senti in balia delle onde. E non capisci più niente, non sai più che fare. E beh, questa è la rivoluzione, caro compagno. Essere in balia. Essere in balia di quello in cui credi.